Riccanza, Juan, l'ex di Claudio Sona, tra i membri del cast. Juan Fran Sierra Barberà nel cast di Riccanza, dopo Claudio Sona anche lui pronto a sbarcare in TV. Di Juan Fran Sierra ne abbiamo sentito parlare soprattutto per la polemica sollevata da quest'ultimo nei confronti del suo ex Claudio Sona. Lo spagnolo infatti è già molto noto al mondo del gossip ma, adesso, in TV non torna per parlare della sua vita sentimentale. Juan è stato scelto per far parte del cast di Riccanza, programma molto discusso in onda tutti i martedì, in seconda serata, su MTV. Tanti telespettatori curiosi di vedere come quest'ultimo si inserirà nelle dinamiche della seconda stagione di questo docu-reality, soprattutto dopo aver conosciuto il temerario del modello. Moda, gossip e un gran seguito su social, arriva a Riccanza Juan Fran Sierra Barberà. Ma chi è Juan Fran Sierra Barberà? Cosa sappiamo di lui? Sui social il ragazzo è molto seguito. Con foto, immagini e video racconta ai propri followers le sue passioni e la sua vita. Juan ha sempre lavorato nel mondo della moda ed è un grande appassionato di sport. Al contrario degli altri membri del cast di Riccanza, tuttavia, il modello non è un giovane ereditiere. Molti sono pronti a scommettere però che con la sua forte personalità darà del filo da torcere a chiunque gli si metterà contro. Se così fosse, ovviamente, avremo modo di tornare a parlare di lui in futuro. Juan contro Claudio Sona, le accuse e lo scontro su social. Dal grande pubblico Juan è conosciuto soprattutto per essere stato il fidanzato di Claudio Sona, primo tronista gay di Uomini e Donne. I rapporti tra i due però non sono sempre stati dei migliori. Quest'estate infatti proprio il modello avrebbe accusato il suo ex di fare il doppio gioco all'interno della trasmissione, arrivando addirittura a pubblicare dei messaggi per confermare la sua versione dei fatti. Claudio dal canto suo ha sempre smentito tutto, cercando di screditare le affermazioni di Juan. A Riccanza si tornerà a parlare di questa storia? Per scoprirlo non ci resta che aspettare.